La Virtus Lanciano, reduce dall'imprevista sconfitta nella trasferta di Reggio Calabria ad opera della Regina, obbligata ad una prova convincente nell'anticipo di venerdì sera per non buttare al vento quanto di buono fatto fino a questo momento nella serie cadetta. L'attacco dei frentani, uno dei meno prolifici in questa fase del campionato, può rappresentare un handicap per la lotta nella zona promozione. In casa comunque la squadra del tecnico Baroni marcia bene con ben 19 punti ottenuti tra le mura amiche ed il tifo del Biondi potrebbe far riprendere il volo ai rossoneri. Prosegue intanto il lavoro di preparazione per la Virtus, fermi Bastola e Piccolo, fermo anche Turchi che a causa dell'infortunio rimediato contro la Regina dovrà star fuori per almeno 3 o 4 settimane. Non ottime le condizioni di Ragazzo e Buchel. Al contrario dei frentani, lanciatissimi i cavallucci marini del tecnico Bisoli, reduci da 2 vittorie e 6 risultati utili consecutivi, che si preparano ad una seconda parte di stagione da protagonisti. Migliore difesa e 3 soli punti dalla seconda posizione dell'Empoli, valevole per la promozione diretta nella massima categoria. Il Cesena in trasferta ha ottenuto finora, lo ricordiamo, 17 punti. All'andata finì 1-0 per il Lanciano con rete di Falcinelli al 53esimo.